Allora, GGT, sì, che viene da Gigi Tarantola. Esatto, okay. Che è il mio cognome vero. Che tuo cognome vero. Tarantola di origini pugliesi? Sai che... no, la mia famiglia no, però probabilmente originariamente ci sono anche famiglie di librai qua che si chiamano Tarantola in... Brianza, non so. La cosa che mi colpiva molto nel preparare questa intervista è il tuo grande lavoro sulla accessibilità dell'arte, di cui abbiamo anche discusso brevemente, un'accessibilità economica e di concetto. Sì, sì, mi piace essere proprio accessibile a chiunque, dai bambini agli adulti e agli anziani. Mi piace che i miei discorsi arrivino, che abbiano diversi livelli di lettura e chiunque li guardi gli arrivi qualcosa. Poi se si ferma tre secondi, se si ferma di più, magari arriva a delle conclusioni diverse. Comunque qualcosa gli arriva, l'importante è quello, lavoro molto su quello. L'accessibilità anche economica, perché poi i tuoi pezzi hanno un ventaglio di quotazioni notevole. Beh, diciamo che le mie quotazioni me le invento io, nel senso in base poi a quello che produco e al valore che gli do, non dipendo da gallerie, sono indipendente. E lavoro molto con i multipli, quindi mi piace serigrafare le cose che faccio. Quando trovo un soggetto che mi piace riprodurlo, non voglio sentirmi legato al pezzo unico. Magari sì, faccio la tela e quella ovviamente se la vendo a un prezzo alto mi sento poi in dovere di non riprodurla identica, però poi mi piace riprodurre quel soggetto magari serigrafato su vari supporti, su legno, su tela, su carta, su qualunque supporto insomma abbia voglia di fare. Molte delle tue opere, se non sbaglio, sono anche addirittura delle bellissime GIF animate. Sì, sì, se potessi avere 10 centesimi per ogni visualizzazione di GIF animata sarei l'uomo più ricco del mondo, perché cioè, tipo le mie GIF su Giphy hanno centinaia di milioni di visualizzazioni, ma è impossibile da monetizzare. Ma tu non sei entrato nel mondo della computer art con questo sistema? Io sono un po' boomer dentro, quindi faccio sei fatica. Boomer dentro? Sono un po' boomer dentro, sì, anche la roba degli NFT così ci ho provato, ma è un mondo che... mi è un po' distante, cioè riesco a lavorare bene con l'arte digitale, però poi non riesco a direzionarla, faccio fatica a monetizzare quell'aspetto lì. Tendenzialmente cerco di non dare mai un solo livello di lettura o di dire quello che stai vedendo è questa cosa qua. Io, infatti, le mie ultime cose cercano di essere di un astratto iconico, però comprensibile. Però il mio discorso è che se tu ci vedi una cosa, a me va bene quello che tu vedi, mi piace, ci sono diversi livelli di lettura. Per dirti, l'ultimo corpo di opere che sto facendo si basa tutto su un concetto dei tre secondi, cioè la soglia dell'attenzione delle persone ormai è di tre secondi, quindi tu devi guardare un'immagine, la guardi per tre secondi, se ti colpisce bene. Io mi sono voluto mettere allo stesso livello di chi osserva un'opera per tre secondi e quindi tutte le opere che ho fatto ultimamente sono pensate in tre secondi, ok, proprio per rimanere sul loro stesso livello. Quindi magari faccio uno schizzo in tre secondi, lo finalizzo e così sono al tuo stesso livello che lo guardi in tre secondi. Poi se ti vuoi fermare di più e vuoi leggere qualcosa di più, la trovi, lì c'è. Però se invece hai una fruizione che è proprio immediata, trovi anche quella, capito? È accessibilità anche quella, è proprio anche sulla soglia dell'attenzione l'accessibilità. Okay. Oltre che economica e oltre che di fascia di età, eccetera. Quindi GGT, ospite della Casa degli Artisti da maggio a settembre. Come ti immagini questo lavoro? Questo lavoro qua dentro? Sì. Mi immagino, quello che spero sia molto contaminazione, cioè mi piace, perché poi sai, il nostro molti artisti, io per primo, passiamo gran parte del tempo tappati magari in uno studio e invece qui ho l'occasione di lavorare con altri artisti fianco a fianco, quindi anche solo scoprire un nuovo tipo di colore da usare, anche contaminazione, abbiamo anche dei musicisti di fianco, possiamo collaborare con loro. Mi piace proprio l'idea di contaminare il mio lavoro con quello di altri. Grazie.